Potete immaginare, intanto ringrazio Emiliano Grazie a Fittipaldi voi. e domenica sull'Espresso il Giglio Nero, no? La copertina dell'Espresso, ci saranno molti più dettagli su questa inchiesta. Il blog di Beppe Grillo ovviamente spara a palle incatenate, punta su lo scandalo Consip, così Romeo finanziava i partiti perché vengono fuori dei soldi che Romeo aveva dato alla fondazione Open. Legata a Matteo Renzi, e ovviamente i 5 Stelle cercheranno di capitalizzare al massimo possibile, diciamo, la situazione dal punto di vista politico. Do il benvenuto ad Alessandro Di Battista, del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Incidentato, si è fatto male alla mano. Un colpo di karate, cos'è? Una frattura. Ah, il motorino con lo scooter, No, no? non mi hanno operato stamattina, Ah, vabbè. gemelli alla Columbus, bravissimi, però Tutto a stasera posto. occorreva stare qui. Senta, intanto le chiedo subito un giudizio su questa vicenda Consip. E noi abbiamo presentato appunto una mozione di sfiducia, la discuteremo al Senato, per mettere in difficoltà anche questo pseudo nuovo movimento scissionista DP. Ma soprattutto perché per noi Luca Lotti non è più degno di fare il Ministro della Repubblica, ma Perché? non per una questione formigli legata all'indagine. Qui un renziano, che si chiama Marroni, come spiegavate in precedenza, lo accusa di averlo avvisato a Marroni della presenza di microspie, di cimici all'interno degli uffici di Consip, che lo ricordo a tutti, è la società che si occupa appunto di organizzare gli appalti per la pubblica amministrazione. Queste cimici c'erano, è stata fatta una bonifica da Marroni e le cimici c'erano. Ora, o Marroni è un calunniatore, un bugiardo, ma allora in quel caso Lotti lo querela, l'ha querelato? E soprattutto, se fosse un calunniatore, un millantatore, un bugiardo, perché è ancora al suo posto, in un posto tra l'altro importantissimo, cioè a capo di un'azienda interamente partecipata, tra l'altro di proprietà del Ministero del Tesoro, importantissimo, che si occupa di appalti, perché Lotti non l'ha querelato? Lo dovrà venire a spiegare nell'Aula del Senato, così finalmente parlerà, saranno costretti a parlare, perché quando Ecco. giustamente Formigli accade qualcosa legato al Movimento 5 Stelle, nulla rispetto a questi scandali reali, nulla rispetto a questi scandali reali, noi giustamente rispondiamo a decine e decine di domande. Renzi è in un vergognoso silenzio, Lotti ha scritto un post ridicolo su Facebook senza scrivere nulla, perché evidentemente non ha nulla da scrivere, e loro hanno l'obbligo, Formigli, di rispondere a un ministro della Repubblica, e Sì, Renzi si sta candidando ad essere di nuovo segretario del Partito però le Democratico. posso dire Hanno una cosa. l'obbligo di rispondere. Però le voglio dire una cosa. Prego. Il problema è che siamo tutti un po' frastornati dal garantismo a senso unico, no? Nel senso che voi siete partiti come una forza, diciamo, che chiedeva con grande forza, con grande decisione, le dimissioni degli indagati. Poi avete un po' corretto la rotta, siete diventati forza di governo a Roma, avete fatto uno statuto etico per cui avete detto che non è necessario dimettersi in caso di indagini. Qui ci troviamo di fronte a un ministro dello sport che comunque sostiene di essere completamente estraneo ai fatti. Andrà in Parlamento a spiegare probabilmente questa vicenda, ma voi avete già deciso che se ne deve andare. Come risponde all'idea che, insomma, siete garantisti con i vostri, siete garantisti con la Raggi, che è indagata, ma rimane al suo posto saldamente blindata dal Movimento 5 Stelle, avete avuto i vostri indagati e invece Lotti è già colpevole, cioè è già lui che ha violato il segreto istruttorio. In fondo il fatto di non querelare non è una missione di colpevolezza in sé, mi scusi, non ha querelato, magari querelerà. Ecco, su questo vorrei che tracciassi una linea più chiara. Allora, innanzitutto il codice etico del Movimento 5 Stelle è stato elogiato da un magistrato importantissimo come il magistrato Di Matteo, il quale appunto ha detto che qualora tutti i partiti si dotassero di questo codice etico, questo paese sarebbe più pulito. Le faccio un esempio precedente al caso Raggi, che ricordo che riguarda sempre alcune nomine già ritirate, che è per esempio il caso appunto del sindaco di Livorno Nogarin, anche lui indagato, ma difeso dal Movimento 5 Stelle perché indagato anche rispetto a una questione politica che aveva portato avanti la pulizia della società appunto dei rifiuti di Livorno, che è stata salvata tra l'altro grazie a lui, il sindaco Nogarin, e all'amministrazione del Movimento 5 Stelle. Noi Formigli non abbiamo mai detto che uno che viene indagato immediatamente appunto si debba Appunto, dimettere. Alfano, noi abbiamo pare qualcuno presentato decisi prima. tante mozioni di sfiducia per Alfano, per ragioni Sì, politiche, non per ragioni appunto di...
dell'indagine. Ma a me piace che voi abbiate avuto, ma io l'ho considerato una cosa molto civile e apprezzabile il fatto che voi abbiate iniziato a fare dei distinguo. E no? Io le dico che qualora uno del Movimento così. 5 Stelle fosse stato intercettato, non sappiamo se indagato o reato, come De Luca durante i giorni del referendum, a promettere fritture di pesce, se siano state quelle fritture reato o meno, quell'esponente 5 Stelle sarebbe stato espulso a 5 Stelle. Lì, è diverso. Però mi scusi, lì avevamo un'intercettazione ambientale in cui noi abbiamo sentito quelle parole, no? È un po' diverso. Allora, insomma, le faccio un altro esempio. Un esponente del Movimento 5 Stelle che va a cena a parlare di affari, magari lecitamente, sì, con un imprenditore arrestato come Romeo per corruzione, non è degno di portare avanti la bandiera del 5 Stelle e magari non è indagato. Ma oggi è innocente ancora, sì. È arrestato e diciamo è in custodia cautelare. Infatti non ho detto condannato, ho detto arrestato per corruzione, ho dato un'informazione corretta. Vabbè, però per questo è la questione. Formigli, un quando conto è andato a parlare non era arrestato, no? Per forza, se no non ci sarebbe potuto andare a parlare. Ma tu non ci vai a parlare. Tra l'altro era già stato arrestato anni fa. Sì, ma era stato anche assolto, sì, però. Un uomo politico deve portare avanti la propria attività con disciplina ed onore, lo dice la Costituzione. Mi dica solo una cosa diversa. Una cosa rapidamente. Ho visto nel blog di Grillo si attacca, e l'avete fatto anche voi, duramente il finanziamento del Partito Democratico perché Romeo avrebbe dato 60.000 euro alla fondazione legata a Matteo Renzi, così come ha dato soldi anche ad altri partiti, Alleanza Nazionale, se non sbaglio. Ecco, mi scusi, non c'è più il finanziamento pubblico dei partiti, non no? È vero. C'è un 2 per 1000 con finanziamento mascherato. Va bene, un 2 per 1000, ma diciamo non c'è nelle dimensioni in cui c'era prima. Lei è d'accordo sul fatto che ci sia un finanziamento dichiarato, aperto all'americana e trasparente? Allora, il finanziamento pubblico ai partiti non ci dovrebbe essere perché il popolo italiano si è espresso con un referendum, se non sbaglio, nel 93, sì, e le scelte del popolo italiano devono essere rispettate. E per questa ragione il Movimento 5 Stelle non prende un euro di finanziamento pubblico a partiti o di rimborsi elettorali. Questo lei lo sa, ma è bene sempre ricordare. Sì.